Va bene, gente. Sarò onesto, sarò completamente onesto con voi. Non ho la più pallida idea di che cosa fare adesso che torniamo dentro al gioco. Sono talmente tanto rilassato dal fatto che siamo più o meno in una situazione di sicurezza che non ho proprio idea di che cosa dobbiamo fare. Cioè, dobbiamo andare a cacciare, posso, tipo, devo recuperare del cibo. Devo riparare dei vestiti, forse. Cioè, non mi ricordo assolutamente qual è la prossima semi-emergenza, cosa importante che dobbiamo fare. Ci sono, lo so. Dobbiamo craftare. Ecco cos'era. Avevamo un sacco di pelli di animali. Ok, va bene, perfetto. Mua, magnifico. Allora, vediamo un po'. Questo libro qua non ha senso che me lo porto dietro e neanche la legna. Fin tanto che no. Posso prendere la mia medicina però, quasi certamente. Siamo a 7, prima che me lo dimentico. E siamo a 6. Ci manca meno di una settimana, gente. Ce l'abbiamo quasi, quasi fatta a guarire. Allora, vediamo un po'. Costruire un paio di torce avrei potuto farlo ieri col fuoco. Ok, sì, va bene. Fammi giusto controllare quanto cibo abbiamo. Fuori mi sembra che stia soffiando il vento, quindi è il momento perfetto per stare dentro casa. Ok, abbiamo un bel po' di carne, mangiamocene un po'. Devo aver preso il pezzo più piccolo che era in mezzo a tutti quelli. Ok, già meglio. Cerchiamo di recuperare il nostro bonus well fed. Questi sono cucinati, no? Sì. Quindi tanto vale portarli di là. Un pochino di vento c'è. Ok, mettili qui. Allora, vediamo un po' il da farsi. Lo sapete che non ho mai craftato una giacca di lupo? Infatti non sono tanto sicuro di dove voglia come posto. Io credo che vada in queste due. Però potrei anche sbagliarmi. Comunque, prima cosa che craftiamo, cosa più importante di tutte, è il borsellino. La fantastica borsetta. Ci vogliono 10 ore. Neanche tanto, dai. Acqua, ne abbiamo una quintalata. Perfetto. Allora, mi fa intanto 3 ore. Sì. Vediamo un po'. Riusciamo a lavorare altre 6 ore, il che è perfetto perché tanto saremo stanchi. Possiamo andare a dormire altre 10 ore e recuperare praticamente tutta la vita che possiamo recuperare. Perfetto, direi. Chi lo sa, forse se siamo veloci, se continuiamo a craftare, se non ci troviamo troppi problemi, probabilmente riusciamo a guarire dalla malattia in questa stessa, in questo stesso video. Perché se passo i prossimi 6 giorni a creare dei vestiti, tanto bene, tanto meglio. Ok, probabilmente non riusciamo a finire stanotte. O almeno stanotte, prima che arrivi notte. Mancano 2 ore e 50, ma adesso inizia ad esserci troppo buio. Esatto. Però sta per arrivare una. Che botta di fortuna. Sta per arrivare un'aurora. Ok, l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è che dobbiamo fare attenzione alla cosa, com'è che si chiama? La cabin fever. Che ci costringe poi a dover dormire fuori, altrimenti. Guarda qua che bella nottata. Prendiamoci un po' di freddo intanto che siamo qui. E aspettiamo che l'aurora diventi abbastanza forte, che accenda le luci, così che poi. Eccolo qua. Giusto in tempo. Giusto, neanche mi hai fatto finire la frase. Così adesso dentro possiamo fare 3 cose. La prima ed è la più importante è accendere la radio e goderci questa fantastica musica classica. Thank you.
Bellissima. Dopodiché andiamo qui e ci leggiamo questo messaggio. Dio santo, mi stai accecando gli occhi. Beer activity around the Mystery Lake region is pronounced. Pronounced, sì. Although human interaction by all accounts is very rare, this is to be expected in this time of year, and based on the available data, we can make the following conclusions. We will never know the following conclusions, because they didn't write them. Ok, allora, procediamo. Direi che puoi farlo tutto, un'ora e mezza ti basta e avanza. Siamo stanchi, però fa lo stesso. Preferisco craftare piuttosto che dormire adesso. E guardate un po' cosa abbiamo adesso. Ta-da! A simple moonshide such. Non so perché sto leggendo così tanto in inglese in questo video, smettiamola. Il mio inglese fa schifo. Possiamo indossarlo e abbiamo un altro bonus di 5 kg. Forse non si vede perché di solito avevamo 10 kg, ma perché avevamo well fed. Adesso invece abbiamo questo. In realtà forse è meglio metterlo qua. Tu proteggi anche da... Sì, tu proteggi anche dal vento, quindi è meglio tenerti esternamente, tecnicamente. Allora, ora che cosa facciamo? Possiamo farci o la giacca di orso, oppure il bedroll, il sacco a pelo. Il sacco a pelo è molto buono perché ti fa un sacco di caldo, però anche la giacca... 60 ore? Ehi, vacca miseria, mi ricordavo che era lungo, ma non mi ricordavo così tanto lungo. A quanto è il nostro bedroll? A 59. E le giacche verranno a sostituire una di queste due. Una delle due fa abbastanza schifo. Io direi che facciamo la giacca. E quante pelli servono di lupo? Mi sa che ne servono 4 per fare il giacchetto. Dov'è? Eccolo qua. 50 ore ne servono 4, esatto. Quindi comunque non abbiamo abbastanza pelli di lupo perché... In realtà non ne sono così sicuro. Guarda, qua ne abbiamo solamente una. Non ne avevamo trovate una tonnellata su... Su nell'aereo. Dove sono? Le ho messe qua per sbaglio? No, qua sono quelle che si devono seccare, ma dovrebbe essercene solamente una. Due. Ho ucciso due lupi. No, uno... Uno l'avevamo trovato dentro alla foresta, ok. Ma guardate, non lo so, pensavo di avere più pelli di lupo. Beh, comunque ne abbiamo 3 su 4, quindi basta uccidere un altro lupo. Non è la cosa più difficile da fare. Allora, quante budella vuoi? Tu vuoi 4 budella, 2, 3 e 4. E dobbiamo lavorare con il nostro coltellino. Oppure con questo. Ah, 39 ore, meno male. 39 ore o 54. Indovina un po' quale delle due farò. Lavorami 2 ore. Adesso, quando finisce l'aurora, andiamo a dormire. E dormiamo le nostre 4 ore. Se domani c'è il sole, direi che ci mettiamo ancora a cucinare. Che cosa è più importante, cucinare o fare i vestiti? Io direi che ci mettiamo a cucinare, perché così passiamo anche del tempo fuori e abbassiamo la probabilità di ammalarci di febbre da casa. Oh, c'è buio. Anche se c'è ancora la musica. Questo qui non so se cala, non credo, non dovrebbe. Ma siccome in tutta la mia carriera, come ho già detto più di una volta, io ho solamente ucciso una volta l'alce, questa volta che abbiamo fatto insieme tipo la seconda volta, ho craftato quel borsellino solamente un'altra volta, quindi non è che ho avuto proprio modo di scoprire se, se si consuma col tempo, ma non credo. Nel caso lo ripareremo o ne crafteremo uno nuovo se diventerà necessario. Ok, sì, 4 ore. 4, 8, 12 ore per dormire, sì, esattamente un terzo. Ok, c'è il sole, fammi vedere, in ogni caso andiamo fuori a mangiare, direi proprio di no.
Ah, ho sbagliato, avrei dovuto mangiare prima la pelle di cerbiatto, ma la carne di cerbiatto, ma fa lo stesso. No problemo. Lo sai cosa? È una buona idea. Facciamoci i guanti di coniglio prima di fare il cappotto di orso, che ci vuole meno tempo, ci vogliono solamente 5 ore. Ok, servono 4 che li ho prese e 2 budella, così abbiamo tutto quello che ci serve per fare entrambi i vestiti. Ok, 5 ore, lo sai cosa? Ti faccio lavorare 3 ore. Non sto perdendo temperatura, però, occhio. Facciamo attenzione. Come mai? A quanto pare servivano anche i vestiti, lo sapevo. Bevi. Dobbiamo bere il nostro tè. E dovremmo essere a 5. Altri 5 giorni. Perfetto. Litri di acqua, va bene. Finiamo i guanti. E direi che diamo un'occhiata fuori a vedere se c'è il sole. Direi che il sole non c'è. Ok. Abbiamo i guanti, quindi possiamo metterci questi e buttare per terra questi qua, questi guanti da sci. Li mettiamo qua. Adesso dovrebbero fare abbastanza caldo, cappello e guanti, che non mi servono le scarpe. Esatto. Quante pelli di cerbiatto abbiamo? Una e basta. E una a seccarsi, credo. Una e basta, ok. Poi abbiamo questo bastoncino, va bene. Non avevamo anche altri bastoncini di legna, scusa, eh? Sì, avevo raccolto del maple. Dove l'ho lasciato? Forse era già secco. Fammi controllare. Sì, avevamo del maple qua. Ok, deve essere questo, che si era già seccato. Ah, lo sai come devo tirare fuori questi, altrimenti non mi ricordo mica di averli. E anche queste budella. Scusate, c'ho una miriade di messaggi che mi stanno arrivando sul cellulare, non chiedetemi perché. Raramente la gente mi scrive, quindi sono un isolato del cavolo. Fatemi vedere giusto che non siano delle emergenze. No, sono degli amici, fammi vedere. Ottimo, ottimo. Rock Glam, non ho idea di cosa voglia dire. Ah, è il nome di un gruppo. Stanno chiedendo il nome di un gruppo musicale, ma non credo che stiano dicendo a me. Credo che stia chiedendo a qualcun altro, perché a me Rock Glam come genere musicale mi può piacere, ma non è che lo conosco. Ok, continuiamo con. Ho buttato per terra tutte le budella, giustamente. Ok, continuiamo con questo. Quanto manca? Altre 34 ore e mezza, fantastico. Fammi 3 ore. E diamo un'altra occhiata. Infatti scriveva all'altro. Sì, immagino di sì. Immagino di sì. Ok, a posto. Diamo un'occhiata veloce se c'è il sole prima che tramonti. No, c'è ancora questa tempesta. Stavo pensando che forse essere ammalati adesso è il momento migliore per craftare, per passare un sacco di tempo a lavorare. Scusate, sto iniziando ad avere sete. Perché un problema grosso è che passi tutta la giornata a lavorare sul tavolo da lavoro, però arrivi a fine sera che non sei stanco. E quindi anche andare a dormire non è che ne hai bisogno, devi trovare un altro modo per stancarti, o comunque devi dormire poco. Invece così, siccome siamo sempre stanchi tanto, è quasi utile, quasi. Fammi passare. Allora, per esempio adesso io posso dormire solamente 4 ore al massimo. Tanto vale che ne dormo tipo 9, così recupero più vita. Ne abbiamo dormite 4 ieri perché tanto c'era l'Aurora con cui poter lavorare. E non intendo una persona, una ragazza che si chiama Aurora di nome. Ok.
Allora sì, direi che 10 ore non te le faccio dormire, perché vorrei svegliarmi all'alba. Però un 8 dovrebbero bastare. Al massimo ti faccio dormire un'altra ora dopo. Così dovresti recuperare, se non... Beh, tutta no, però un bel po' di vita sì. Allora, eccolo qua, il gruppo musicale di cui parlavano erano i Darkness. E la canzone era Love is Only a Feeling. The Darkness. Ok. Adesso dovrò andarmeli a riascoltare perché... Se ne... Ah, bisogna dormire un'altra oretta. Se ne parlano in chat, vuol dire che sono importanti questi qua. Ok, vai. Si alba. È alba, perfetto. Andiamo a dare un'occhiata se per caso è un'alba chiara. No, direi proprio di no. Quanto cibo ci rimane? Ancora un bel po'. Direi che non dobbiamo preoccuparci ancora. Però, come potete vedere, possono passare diversi giorni prima che il gioco decida di darti una giornata di sole. È vero che io non sto andando fuori a controllare ogni 2 minuti. Però. Dai, fai 3 ore. Siamo già stanchi. E cabin fever risk. Oh, well fed. Bene, 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 bene. Ok, sì. Adesso dobbiamo fare più attenzione se esce il sole o meno. Perché passare fuori un po' di tempo a cucinare è quasi necessario. Perché se non passiamo del tempo fuori adesso, quando ci svegliamo domani mattina, probabilmente saremo malati. E poi saremo costretti a passare una nottata fuori a dormire. Quindi fammi solo 2 ore per adesso. Devo anche fare attenzione a quanto si sta consumando il coltello, perché non mi si deve mica rompere. A quanto è? 55. Forse è il caso di ripararlo tra poco. Ok, ancora niente. Facciamo un altro paio di ore. E se non c'è il sole fuori, direi che crafto e riparo il coltello. Ok, non c'è il sole, c'è anche un sacco di vento. Torna dentro. Ok, ripara un pochino il coltello. Dov'è il tuo... No, non me lo sono portato dietro. Forse l'ho abbandonato tra gli oggetti che ho lasciato in cima alla montagna. Perché non avevo abbastanza peso. Sai cosa? Prendi questa torcia intanto che ci siamo. Ok, sì, perfetto. Allora, quanto fai? 4%. E siamo quasi sfiniti, il che vuol dire che inizieremo a perdere della vita, ma fa lo stesso, non è un super problema. Nigo, nigo, nigo. Quant'è che ci metti 10 minuti per sessione? No, 16 addirittura, vacca miseria. Cos'è, diminuisce poi con il tempo o è sempre 16? Perché una volta potevi anche salire di livello con la riparazione del coltello, se non mi ricordo male. Però forse non è più così adesso. Ok, dai, fammi un paio di ore e poi... un paio di ore mi sa che il sole tramonta. Vabbè, fa lo stesso. Allora, potremmo andare... Scusami. Potremmo andare a dormire fuori. C'è il sole. Però ormai è troppo tardi. Avrei dovuto non far passare 2 ore, dannazione. Avremmo avuto il fuoco. Anche se però avremmo avuto un sacco di vento. Perché il piano migliore era fare il fuoco e andare a dormire dentro la caverna stanotte. Sì, perché... Allora posso continuare a lavorare senza troppi problemi. Dormire fino a domani mattina, svegliarmi... Con
con la cabin fever e poi fare domani notte dentro alla caverna. Sì, credo che sia la cosa più intelligente da fare. A meno che semplicemente domani c'è il sole e passo tutta la giornata fuori a cucinare. Ok, ah, è già passata? Cos'è stata l'aurora boreale più corta mai esistita? Questa a quanto pare non conta come aurora. Se non è questa un'aurora, ditemi voi che cos'è. Ok, dai, andiamo a dormire e ci sveglieremo malati. Sono abbastanza sicuro che puoi craftare, puoi utilizzare il tavolo da lavoro anche se sei malato di cabin fever. Quindi non dovrebbe essere un problema troppo grosso. Direi di farti dormire 10 ore consecutive. Sì, hai appena bevuto, va bene. Oh, ho preso la medicina oggi. Sì, dovrei. Al massimo abbiamo saltato un giorno. Ok, dormi 10 ore. Ti svegli con un sacco di vita, sete, malato di cabin fever e dobbiamo bere la nostra medicina. Ok, bevi la medicina subito, prima che me lo dimentico, al massimo avrò dei dubbi dopo. Perfetto, 4. E siamo malati. No, come mai? Oh, questo è molto strano. Praticamente ci siamo svegliati con la stessa percentuale di quella con cui siamo andati a dormire. Non dovrebbe funzionare così. Meglio così perché passare del tempo fuori adesso sarebbe stato un po' problematico con il cavolo di bufera. Tempesta, tempesta, tempesta che c'è. Scusa, ma... Ah no, giusto, sto dicendo, non ti ho appena fatto bere. Sì, ma ti ho fatto bere solo il tè, non ti ho fatto bere l'acqua. Ok, dai. Sole? Non si può contare come sole, però almeno il clima è migliorato. Forse fra un paio d'ore c'è il sole. No! Sta scendendo ancora la barra dell'energia, non ci posso credere. Avrei giurato su una montagna di Bibbia che non sarebbe scesa ancora. Forse scende quando non bevo il tè. Cioè ogni ora che passo senza avere qui guarito, senza aver bevuto il tè, la barra si riempie. Ci deve essere una logica dietro, perché prima era rimasta ferma a 2/3 per un bel po' di giorni. Quindi c'è qualcosa che mi sfugge. Avrei veramente... Cioè, adesso è una soluzione facile, eh? Uno apre internet, va sulla wiki di The Long Dark e scopre come funziona sto cavolo di malattia. Però porca vacca. Meno male che abbiamo solamente altri 4 giorni che dobbiamo sopravvivere così, gente. Che probabilmente non ci basteranno neanche per... No, sì, dovrebbero bastarci per finire almeno il cappotto d'orso. Niente sole. Oh sole mio, tu non vuoi uscire. Fammi un'ora e mezza che non voglio che arrivi il tramonto come ha fatto prima, come ho fatto ieri. Questa può sembrare una giornata, un momento estremamente lento e noioso del gioco, però è anche un momento necessario. Craftare è importante tanto quanto andare a cacciare. Soprattutto perché avevamo visto che i vestiti che avevo adesso non vanno più tanto bene. Quindi avere dei vestiti migliori è praticamente essenziale adesso. Cioè, usciamo e durante la sera ci sono meno 26 gradi. Ed è il momento più caldo della giornata. Cioè, adesso. Voglio che mi troviate la persona che mi venga a dire che meno 26 gradi è un momento caldo della giornata. Per un pinguino, forse. E poi neanche. Secondo me anche un pinguino non se la gode un meno 26 di sera.
Ops. Io continuo a raccoglierlo questo qui, ma mi sa che adesso ne ho anche troppo, perché serve per fare la mappa. Però direi che ne ho raccolti troppi durante le partite, le diverse giornate. Ok, non è che ci rimane tantissima carne, quindi il dover cucinare sta quasi diventando una necessità. Quasi un obbligo. Ok, va bene, dai, adesso ti faccio preparare l'abito fin tanto che puoi, quindi fammi tutte le ore che vuoi. Finché non diventa buio, toh, fammi 3 ore e mezza. Forse puoi fare un pochino di più di 3 ore e mezza anche, lo sai? Vediamo un po'. Direi di no. Ok, abbiamo abbastanza cibo nello stomaco per poter dormire le nostre solite 10 ore. Potrei dormirne anche un pochino di meno, eh. Però tanto vale dormirle perché e consumi meno calorie. Cioè, se guardi, un'ora a dormire ti consuma 68, un'ora da sveglio il doppio. Quindi tanto vale dormire. T'ho fatto bere, sì. Quindi dormi, to 9 ore. Tanto la vita sale al massimo. Non mi sono tolto il berretto e i guanti. Ai 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 ai. Grosso errore. No, fa poca differenza. Ok, bevi. Adesso ti faccio dormire fino all'alba. Che vuol dire un'altra oretta. Poi ti faccio bere la medicina. Ok, vediamo un po'. E non siamo ancora malati. Ma non ci posso credere. Siamo a 3 dosi. Andiamo a vedere se c'è il sole. Ormai la routine, gente, la conoscete bene. Direi che c'è l'esatto opposto di clima col sole, sta letteralmente nevicando. Fai un paio di ore e poi controlliamo fuori. Forza, 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 forza. I need to find a place to rest. Ci siamo appena svegliati, ti stai già lamentando che vuoi andare a dormire. Pensate se fossimo adesso in Timberwolf Mountain. Con questa. Ci siamo! Il cappotto è pronto, il che è perfetto perché se stanotte dobbiamo passarla alla caverna, almeno abbiamo un bel cappotto bello caldo. Eccolo qua. 5 gradi, 6 gradi di temperatura e 5 contro il vento, cioè spettacolare. Ok, allora metti qua questo cappotto. Perfetto. E controlla fuori se c'è il sole, ma ne dubito, è passata solamente un'oretta e mezza, va bene. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo fare probabilmente qualcosa con la pelle di cerbiatto con due. Fammi un po' vedere. Cosa possiamo fare con due pelli di cerbiatto? Forse gli stivali? Sì, possiamo fare gli stivali. I pantaloni no. Ce ne servirebbero tre. Qua si è seccato qualcosa nel frattempo, sì, una, due. 3, ok, possiamo fare gli stivali se vogliamo. Ok, vediamo un po'. Sai cosa? Intanto che ci sei, mangia. Perfetto. Vediamo che cosa fare, se gli stivali o i pantaloni. Allora, questi qua fanno 2,5, questi qua fanno 2, quindi tecnicamente sono meglio gli stivali anche se consumano di meno. Però di vestiti che abbiamo addosso, i pantaloni sono i migliori. Questo è già 1,5, quindi sarebbe un grado in più contro un grado e mezzo quasi. Non è una scelta facile, eh? Andiamo con quelli che occupano più tempo. Ah, sono identiche. Ok, va bene, facciamo gli stivali allora. Cosa mi servono? 4 budella. 1, 2, 3, 4. Metti giù una pelle. Perfetto. Metti. Cavoli, queste. Zero. Perché hanno zero? Non la posso usare quindi? Scusa, ma continuano a consumarsi mentre sono fresche? O si consumano mentre. Non dovrei, allora, mentre sono secche non dovrebbero consumarsi, probabilmente erano tipo all'8% quando le ho tolte dal cadavere del lupo e mentre si stavano asciugando o mentre le stavo portando in giro, deve essere sceso fino allo 0%. Chissà se le posso utilizzare, adesso vediamo. Allora, mettimi dentro il bastoncino,
Vediamo un po'. Che cosa posso fare con le pelli di lupo? Dov'è la mia... Dovrebbe essere qua in fondo. Eccola qua. Ne servono 4, però 2 me le conta. Ok, no, 2 me le conta, va bene. Qua ce n'ho una, quindi me ne manca comunque un'altra. 2 al 6% e una allo 0%, Dio santo. Allora, vai, queste ci vogliono 12 ore e mezza. Abbiamo il sewing kit, com'è che si chiama? Il coso da cucito. Il servizio da cucito ormai distrutto. Guardate, vi faccio vedere. Vedete che è allo 0%, c'è una grossa X sopra. Se lo mettiamo, se lo butto per terra, eccolo qua. Vedete, possiamo prenderlo, spostarlo, ce lo possiamo riprendere, è di nuovo qui, però non lo puoi utilizzare perché è allo 0%. Se lo metti qua, guardate cosa succede. Sparito. Non c'è più. Nisba, completamente cancellato dall'esistenza del gioco. Quindi, se hai del cibo, se hai degli oggetti che si consumano e possono arrivare allo 0% e li stai tenendo dentro a un contenitore, come per esempio un cassetto o un armadio o qualsiasi altra cosa, se arrivano allo 0% loro semplicemente spariscono, puff, non ce li hai più. Quindi i vestiti, il cibo, roba del genere, io tendo sempre a tenerlo fuori dai cassetti, così che al massimo li ritrovo allo 0%. E questo non vale se sono oggetti che il gioco ha creato. Cioè, sono abbastanza sicuro che se c'è tipo del cibo che è arrivato a 0% dentro a un frigorifero che trovi, forse è l'ultimo frigorifero che tu controlli, ormai nel gioco sei già sopravvissuto tipo 250 giorni, credo che lo trovi anche allo 0%. Credo. Non ne sono convinto, forse ho appena detto una cretinata, forse il gioco lo cancella lo stesso, ma non credo che sia così. Ok, dai, sole! Direi di no. Ok. Dai, forza, 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 forza. Devo controllare a quanto è il coltello. 54, dobbiamo ripararlo alla prima occasione. Fuori continuo a sentire il vento, quindi la tempesta non è passata. È appena finita, mi sa. Infatti, però il sole non c'è e poi sarebbe comunque già tramontato. E noi non siamo ancora malati, siamo all'89, è appena sceso. Oh. Ah, lo sapete probabilmente perché? Perché abbiamo comunque, probabilmente ha iniziato a contare da quando stavamo ancora viaggiando, quindi è andato un pochino su e giù, perché comunque abbiamo passato molto tempo fuori nel camminare. Però prima molto tempo dentro alle case, quindi il tempo che abbiamo passato dentro alle case è passato, c'era ancora il tempo che avevamo passato fuori a camminare, adesso probabilmente ha recuperato i giorni da quando siamo qui in Mystery Lake, quindi adesso probabilmente smette di avere degli sbalzi verso il basso. Quindi quasi certamente domani mattina ci svegliamo ammalati, il che non è un grosso problema. Ah, lo sai cosa? Avevo già deciso di cominciare a buttarli qua giù, quindi fai pure. Ok, abbiamo qualcos'altro che non voglio tenermi? Direi di no. Ok. Lavora quanto più puoi. 4 ore direi che sono un po' troppe. Però c'è un'aurora. Andiamo a vedere se il computer ha un messaggio diverso dal solito. Credo che ne possa dare 3 di unici. Suggestion. Non riesco a leggere. Dai, cavoli, ti mi... Ok. Suggest adaption to the new season high temperatures. Recommend further study to confirm shift in migration. Previous observation confirm their presence.
La presenza di chi non lo sappiamo, probabilmente parla di orsi. Se andiamo a vedere qua, eccolo qui, sono buffer memory, ne abbiamo due. Strano, pensavo che ne avessimo tre. Comunque, continuiamo a craftare. Direi che riusciamo a finire gli stivali, andare a dormire, svegliarci domani mattina ed essere ammalati. Voilà. Non possiamo più craftare nessun vestito però adesso. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. E ci mancano ancora 3 giorni di malattia. Ok. Allora, butta per terra queste scarpe da lavoro. Vai fuori e mangia. E poi ti faccio dormire, mio caro. Ok. Allora, se domani dobbiamo passarla quasi tutta fuori la giornata, la cosa migliore sarebbe andare a caccia, ma non possiamo permettercelo perché con la stanchezza così sempre verso lo zero è molto difficile cacciare. Quindi direi che quello che uccideremo, quello che cacceremo saranno dei conigli. Passeremo il tempo a riparare il coltello, di certo. Direi che ti posso far dormire 6 ore, mio caro, mia cara. E direi basta. Forse riparare dei vestiti. Non posso farti studiare, purtroppo, perché da malato non puoi leggere libri. Bevi subito il tuo tè. Dovresti scendere a 2 o a 3? A 2, bene, 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 bene. Ci siamo. E non siamo ancora malati. Ah! Ok, va bene, me lo merito. Ho ancora una volta dormito con cappello e guanti. Vedete, è ancora al 100%, quindi sono abbastanza sicuro che non si consumi. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. No. Voglio uscire, voglio uscire. Ah, ok, sono dalla parte sbagliata, non riesco perché... Ok, perfetto. Sarebbe il momento migliore per avere del sole, eh? Adesso? Perché mi... Stupida mosca, va al diavolo. Mi si stava infilando su per il naso. Te ne vai. Vai via, mosca. Sarebbe la giornata migliore adesso per metterci a cucinare. Allora, sì, non ho niente da craftare. Potremmo fare delle frecce se volessimo, ma dovrei andare a prendere le punte. 44 giorni. Stiamo per battere il mio record. Dovremmo andare a... alla casa di coso, com'è che si chiama? Trapper's Cabin, a recuperare le punte di freccia. Che possiamo, e non è un grosso problema, non è così lontano. Però non so se ne vale la pena o meno. Sto guardando un attimo i miei... Ah, aspetta, qua dovrebbe esserci scritto dov'è il mio record. 46? Ah, pensavo 48. Forse mi era stato cancellato il... Avevo fatto un reset. Ero abbastanza sicuro di 48, però non è che ha importanza. Ok, va bene. Solamente 24 tempeste ci sono state. Avrei detto molte di più. Cabin fever 2 volte, ipotermia 1 volta, food poisoning 1 volta, il che non è proprio una genialata. Leggere questi numeri ti fa capire che sto giocando come un cretino. Questo deve essere il fuoco che avevamo fatto quando ci siamo messi a craftare le punte di freccia. E dovrebbe esserci un lupo ucciso, un mus ucciso, 2 orsi e 1 lupo. Esatto. E ho riparato solamente 1 volta. Sì, io riparo i vestiti abbastanza raramente, ma credo più o meno chiunque. Ok. Che cosa fare? Che cosa fare? Qua non posso fare praticamente niente. Potrei preparare degli arrow shaft. Sì, intanto che ci siamo, siccome tanto non sto facendo niente. Ne vale la pena, intanto che sono qua, fermo. Che pessimo clima.
Non sto andando subito alla caverna perché tanto ci passerò la nottata a dormirla. Quindi passo qua a lavorare intanto che ci sono e la cabin fever ce la facciamo passare domani, stanotte meglio. Ok, 39 minuti non sono bastati. Che me ne dici di altri 39 minuti? Che ne dici? Dai. Sono tipo cosa? 4 giorni di trofila che non mi dai del sole? Ce n'è stato un po' uno giusto verso il tramonto, un giorno che l'ho mancato purtroppo, e ammetto è stata colpa mia. Però anche tu, dai, dammi un altri 5 minuti di sole, così che mi posso mettere a cucinare, siccome mi sta anche finendo il cibo e mi sta finendo l'acqua. È solamente 7 litri. Ne avevamo tipo quasi 20, mi sa. Direi proprio di no. Però dai, se passa la nebbia, ormai ci siamo. Possiamo farne altri due qua. E ha incominciato a nevicare, il che è l'opposto di quello che doveva succedere. Perché se nevica vuol dire che il sole non può esserci. Allora, metti giù questi 21, non ce ne facciamo niente. Cos'altro potrei fare? So che non posso fare niente, non posso fare. Potrei dormire un'oretta, così faccio passare il tempo, ma dai, cavoli, va via, nebbia del cavolo. Porca vacca. Allora, ricontrolliamo un sacco di budella, ma ho una sola pelliccia di cerbiatto, ne ho tre di lupo che non mi bastano, quelle di coniglio non mi servono, ho già i miei vestiti, il che ripararli non ha senso. Cappello e guanti, qui non c'ho più niente, qua non c'ho più niente, ok. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Qui c'ho qualcosa da poter fare, potrei riparare dei vestiti, ma non mi sembra il caso. Potrei ricaricare la lampada, ma c'è abbastanza olio dentro. Quanto c'è? Metà, secondo, no, un terzo, se non mi ricordo male. Esatto, un terzo, dai. Basta per un po'. Dovremmo. Lo sai cosa? Potremmo farci un viaggio. Ah, ecco dov'era, 40%. Porca miseria. Ne ho iniziato uno nuovo per niente. L'avevo messo giù a quanto pare, per sbaglio. E potremmo andare a Trapper's Cabin. Perché potremmo raccogliere un po' di carbone da, com'è che si chiama? Dalla caverna che c'è lì vicino. Che fa sempre comodo avere del carbone. Non è un'idea malvagia. Potrei dormire un po' adesso e fare il viaggio? Non saprei. Non saprei. Perché non. Ah, giusto perché c'ho cabin fever. Sono un cretino. Allora, facciamo così. Non possiamo neanche far passare veloce il tempo adesso. Se cerchiamo di fare così, mi dice che non possiamo. C'è un metodo per bypassare questo, che sarebbe cercare di rompere dei vestiti. Fai harvest e lo fermi prima che arrivi al 100%. Il vestito non ti si consuma e passi 2 ore velocemente, praticamente. È un vecchio metodo che quasi tutti conoscono. Allora, abbiamo ben 16 gradi così. E fuori ce ne sono meno 9 comunque. Meno 9 vuol dire che però riusciamo a stare al caldo dentro alla caverna, perché dovrebbero esserci un bonus di 10 gradi se non mi ricordo male. Quindi tanto vale andare là già adesso, così intanto la cabin fever scende. Cacciamo i conigli, squartiamo i conigli e mettiamo a posto il coltello. Passiamo qualche oretta lì e forse nel caso esce il sole. Nel frattempo potrebbe anche succedere, eh? Chi lo sa? Mi hanno detto, io personalmente non l'ho mai visto, ma ho sentito leggende e racconti metropolitani che dicono che a volte in questo gioco c'è il sole. Già?
ancora più raramente, delle persone sono riuscite ad accendere dei fuochi con la lente di ingrandimento durante queste giornate soleggiate. Noi abbiamo solamente nebbie, bufere e tempeste. O almeno gli ultimi 7 giorni quasi sono stati così. Allora. Se esce il sole, però, non ho legna. Beh, posso raccogliere qualche. Stavo dicendo, non ho legna per accendermi un fuoco qua. Non è un problema. Posso raccogliere qualche rametto che qua di certo c'è. Allora, conigli e legna. Conigli e legna. E poi caverna. Niente conigli. Scusami. Seriamente? Come mai? Li avevamo cacciati di recente. Non mi sembra. No. Cos'è? Un lupo per caso è venuto quassù e li ha uccisi? Cos'è sta storia? Non mi ricordo, abbiamo... Sì, entrambe le Polaroid. Quindi possiamo mappare molto di questa regione se vogliamo qua. Ma non lo faccio adesso perché c'è freddo. Sono estremamente stupito dal fatto che qua non ci sono conigli. Però fa lo stesso. Non è la fine del mondo. Un giorno scoprirò dov'è la chiave per aprire questa cassetta. E scopriremo insieme che cosa c'è dentro. 17 gradi? Porca vacca. Allora, facciamo così. Mettiamoci a riparare il coltello e quando abbiamo la temperatura al massimo, direi che andiamo a cacciare i conigli che sappiamo che ci sono e anche dove ci sono, andando verso lo spawn dell'alce, che sono comunque abbastanza vicini. Per di più ce ne sono anche qua a sinistra. Giusto, giusto, giusto. Ci sono diversi punti qua vicino con i conigli. Ma non ha importanza perché è uscito il sole. Allora, non facciamo cretinate. Posso accendere un fuoco da dentro la caverna? C'è una piuma qua dentro. E chi l'aveva vista? Chissà se potevamo darle fuoco. Sì, puoi accendere con la lente di ingrandimento anche se sei dentro la caverna. Va bene. Buono a sapersi. Probabilmente l'avevo già testato in passato, ma la mia fantastica memoria non mi ha permesso di ricordarmelo. Allora, lo accendiamo subito, che non si sa mai che inizia a nevicare fra 2 secondi. Non riesco neanche a tornare alla mia base. Ci mettiamo a cucinare. Cucinare acqua, cucinare cibo, eccetera, eccetera. Ecco qua, una torcia basta. Andiamo. Vedete che i conigli ci sono adesso, 10 a 1. No, non sembra, ok. Il gioco non è stato... Non è stato così antipatico da prendermi anche in giro. Da dire, volevi i conigli? Volevi i conigli? Hai chiesto i conigli? Ecco. E io i conigli te li do. Il che comunque li avrei comunque cacciati adesso, perché avrei potuto lavorarli mentre la carne di alce viene cucinata. Perché ci vuole un'ora per ogni singolo pezzo di alce. E ne possiamo cucinare 2 alla volta. Potremmo accenderci 2 fuochi, però non è proprio necessario. Diciamo che non abbiamo tutta questa urgenza dal momento. Aspetta! Ho preso la medicina oggi. Sì, l'ho presa. Sono abbastanza sicuro. Sì, appena sveglio l'ho presa oggi. Spero. Quanto è che abbiamo 19 gradi. I vestiti che abbiamo addosso ci fanno 19 gradi. Cioè, che meraviglia.
E possiamo ancora craftarne parecchi. Ok, allora. Vai qua, prendi la tua bella lignetta. Non ci serve che la prendiamo tutta adesso, dopo lo faremo. Accendi. Vai! Ah, bene, 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 bene. Meno male che è uscito il sole oggi. È la cosa migliore che poteva succedere. Adesso passiamo tutta la nottata a cucinare. Fintanto che o non finiamo la legna o arriva una tempesta che ci spegne il fuoco. Perfetto. Perfect. Allora, prima cosa ci cuciniamo un po' di acqua. E per un po' di acqua intendo un bel po' di acqua. Questo qua lo puoi anche spegnere. E lo sai cosa ci facciamo? Hai 2 ore, giusto? Tanto che siamo qui, siccome tanto non è che fa così tanto freddo, grazie ai vestiti che abbiamo addosso. 10 minuti. 10 minuti. E provate un po' a indovinare cosa sarà questo. Avete indovinato giusto? 10 minuti. Ce n'è un altro qua su? No. Ok, va bene. Allora, ti puoi togliere tutti i vestiti, di certo. Alcuni li ho rimessi. Ecco qua. Però il fuoco non è ancora abbastanza caldo. Altri 10 bastoncini servono. Perfetto, così dovrebbe bastare. E inizia a raccogliere la legna. E basta, cazzo, sta tornando la mosca, mi sta dando noia. Quando è entrata sta mosca? Non ho aperto le finestre oggi, tipo. C'ho l'aria di casa che è di un viziato. Continua a rompermi le scatole che gli compro un cellulare nuovo. Oh 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 oh. Che battuta da boomer. Quasi mi vergogno ad averla fatta. Ah! Mi sta venendo in mente, non vi ho fatto vedere. Guardate. Abbiamo... Scusa, prendi anche questo. 15 di bonus. Abbiamo il massimo che si può portare. Lasciate perdere che siamo sfiniti. Perché abbiamo il well fed. Abbiamo il borsellino. E abbiamo il technical backpack. Da quello che so, e io so molto poco, questi 15 kg extra sono il massimo che uno può avere. Quindi godiamoceli. Ok. Kg, non posso muovermi. No, posso muovermi, ok, perfetto. Sto dicendo, cavolo, è impossibile che riesco a muovermi. No, invece. Allora voglio mettere via l'acqua, perché tanto adesso ne cucineremo dell'altra. Mangia anche questo, intanto che ci sei. Perfetto. Non è che siamo proprio velocissimi a camminare, però. Almeno ci liberiamo di 5 kg. Io non la droppo mai tutta l'acqua, la droppo solamente a chili, perché così so esattamente ogni bottiglia che cosa contiene. Ogni bottiglia è esattamente 1 litro, è facile da andare a recuperare dopo. È un problema in meno. Ok, allora facciamo così, a voi mancano 30 minuti, quindi indovinate un po', dov'è il mio coltello? Ripara. Possiamo fare solamente altre 4 riparazioni, però forse è il caso di andare dentro e prenderci un'altra whetstone. Intanto che ci siamo. Poi mi sa che tra poco possiamo anche, tipo, terminare l'episodio. Non so da quanto è che sto giocando, però. Di certo non poco. Un'oretta e mezza ormai potrebbe essere, lo sai. Mi sfugge l'orario. Ok, quello lì si è consumato. Andiamo dentro a prenderne un altro. Molto lentamente andiamo dentro a prenderne un altro.
Allora, secondo cassetto, se non mi ricordo male. Ah, non ne avevo uno già iniziato, scusa. Dove l'ho messo? Qua, probabilmente. Sì, eccolo qua. E metti dentro quello a zero. Così, puff. Ogni tanto lo vedi che compare per un istante e poi sparisce immediatamente. Come se si vergognasse. Si vergogna a farsi vedere in giro con noi. Ah, adesso sei al freddo. Ok. Ah, non è un problema. Metti un bastoncino. Voilà. Adesso sei al caldo. Siete già a 0% anche voi. Cavoli. Ok, quanto ci manca a salire di livello? Di cucina? Ancora un bel po', eh. Ancora un bel po'. Ancora 35 minuti, va bene. Direi che ne possiamo fare due. Io direi che cuciniamo quanto più posso. Quando poi torno dentro a cabin, al post office, direi che concludiamo lì l'episodio. Quindi adesso mettiamoci comodi, rilassiamoci. Sono stati dei giorni assolutamente tranquilli. Ce la siamo goduta parecchio. Altre 13 ore fuori casa devo passare. Sì, e poi concludiamo l'episodio. Direi che è la cosa migliore da fare. Fammi altri 2 litri di acqua, poi direi che iniziamo a cucinare il cibo. Allora, te ancora due riparazioni, forse anche solamente una, se adesso ripariamo 5%. No, ancora 4. Ok. Una volta saliva quello, forse non lo fa più. O forse 4 è il massimo, non lo so. Ok, non abbiamo più niente da fare, possiamo rompere questa, una torcia al 4% è inutile. E direi basta, a meno che non vogliamo riparare dei vestiti, ma forse queste calze, ma non è che mi sembra il caso. 55%, in realtà no, sarebbe il caso, così arrivano al 99. 45 minuti, lo sai cosa? Vai a prendere un paio di pezzi di stoffa dentro. Ce ne basta uno. Però non si sa mai che falliamo, come dei babbuini. Ok, abbiamo cucinato 4, 8, 12 litri di acqua. Non è tantissimo, però ci fermiamo qua per adesso perché ci serve anche del cibo in più, intanto che ci siamo, perché fuori non è che ne sta rimanendo così tanto. Quindi, intanto che siamo qua. Allora, fai così. Questo lo fai passare veloce. 48. No, direi che possiamo riparare queste calze perché ce ne volevano 45, giusto? Ripara. Vai. E hai fallito. Si sta alzando il vento. Ok, speriamo che non spenga il mio fuoco. Ah, una bufera proprio. Non dovrebbe essere un grosso problema. Fin tanto che soffia in quella direzione. Però aspetta, siamo al freddo, eh. Devo buttare un altro po' di fuoco. Meno male che me ne sono accorto. 4-5. Vediamo un po'. Ancora niente? Va bene. 1, 2, 3. No, siamo ancora a meno 1. Altri 2. Dai, forza. Eccoci qua, siamo a un grado. 20 minuti e 48. Ok, adesso metterci a riparare il vestito è un po' difficile perché non sono più accomunati questi pezzi qua. Però adesso ce ne sono due corti, siamo ancora al freddo, dobbiamo fare attenzione. Allora, facciamo così. Il vento sembra che non tirerà troppo. Buttane dentro altri 5. Do anche altri 7. Ok, adesso saremo a posto per un po'. Però se cambia direzione abbiamo buttato via qualche bastoncino di legno. Il che mi farebbe arrabbiare. Cucina. Mangia.
Ok, dobbiamo trovare il momento giusto per cercare di riparare. Dove è finito il mio pezzo di carne cucinato? Eccolo qua. Cos'è, t'ho visto per un attimo. Eccoti qua. Perfetto. Allora. Vedete che salgono al 50% anche se sono a zero quando li cucini. Ok, adesso sono accomunati. Perfetto. Quindi 1, 1, 2. Questi altri due dovrebbero fare un'ora, forse 45 minuti, 30. Ah, porca miseria, abbiamo preso un altro pezzo piccolo. Vabbè, fai passare il tempo. Ok, perfetto, sono di nuovo in sintonia l'uno con l'altro. Allora, prendimi due pezzi grossi, per favore. Oh, finalmente. Allora, cerca di riparare le calze. Occhio perché non abbiamo altri pezzi di stoffa con noi. Ne abbiamo altri dentro. Grande, 98%, perfetto. E 4 minuti qua. Altro da riparare, non ce n'è di troppo urgente. I pantaloni non ha importanza ripararli, tanto prima o poi faremo, tra poco faremo quelli di cerbiatto quando possiamo. Ah sì, possiamo anche fare la carne di coniglio, non è un problema. 2 minuti. Sono tipo 15 grammi di carne di coniglio. Mangia. Ok. 49,23. Quanto sta salendo? Dai, siamo, ne siamo neanche a metà ancora, Dio santo. E la bufera non si vuole calmare, ma non è un problema. Non abbiamo paure della bufera per il momento. Bevi. Dai, 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 dai. Abbiamo ancora una tonnellata di legna con noi, che è perfetto. E abbiamo quasi finito di cucinare tutta la carne di alce. Quasi. Ok, un'ora precisa di fuoco. Ok, adesso ti butto dentro altra legna. Fai almeno 3 ore. Ok. Oh, si è calmato il vento un po'. Finalmente. Tra poco sarà l'alba. Abbiamo passato tutta la notte a cucinare, il che è perfetto, perché così guariamo. Tra 5 ore incomincerà, non saremo più ammalati. Saremo solo a rischio di ammalamento. Quante calorie hai ancora? 125, però non poco, non male. Congratulazioni. Ok, io direi che ci mettiamo adesso a cucinare la carne di orso. Abbiamo finito questa. Anche perché è il caso di mangiare la carne di orso fin tanto che siamo ammalati. È vero, sono un cretino, avrei dovuto mangiare la carne di orso piuttosto che quella di alce, perché tanto non posso prendere i parassiti intestinali 2 volte. Vabbè, non è un grosso problema, non è la fine del mondo, però sono comunque un cretino. Nice. Se ci fosse la luna piena sarebbe ancora più bello, però ci accontentiamo così. Riusciamo ad avere un'immagine con il fuoco e la luna? Purtroppo no, forse se mi allontano un po' di più. Guarda che bello sul lago. Questa non è male così. Sarebbe uno screenshot carino.
Se sparisse il simbolo del sei al riparo dal vento sarebbe meglio. Ok, quanto ci mette la carne di orso a cucinare più di quella dell'alce? Ok. Va bene, non è un problema. Allora adesso, se cuciniamo tutto, siamo messi, cioè è più facile tenere d'occhio quanto cibo ci rimane. Perché non ne abbiamo altro, cioè quello che vediamo è quello che abbiamo fin tanto che non ci mettiamo a cacciare di nuovo. Cosa che probabilmente farò adesso, se ci riesco vado ad uccidere un altro alce. Però non è che finiamo il cibo cucinato e diciamo vabbè, ne ho altro da mangiare, no, no, un cavolo. Zero, Nisba, occhio. Io direi che se finiamo di cucinare tutta questa carne, cuciniamo anche un po' di acqua. Meglio avere più acqua. E siamo guariti, perfetto. Però siamo comunque a rischio, quindi meglio passare ancora un'altra giornata fuori adesso. È l'alba. Aurora finita. E una delle cose più comode delle aurore è che al 100%, la maggior parte delle volte, c'hai, se l'aurora dura fino all'alba, c'hai per forza il sole subito all'alba, subito subito. Perché con l'aurora non c'è mai brutto tempo, quindi sei certo di ottenere almeno il sole. Poi il clima può cambiare molto velocemente, però almeno quei primi istanti sai che ci sono di sole. 2 ore. Tu sei cucinato? Sì, meat cooked. E voi invece no. Ok. Ok, dai, gente, tra il craftare e il cucinare, direi che abbiamo fatto un sacco di roba in un singolo episodio, non male. Non so quanto sta venendo lungo, forse sarà 2 ore, tempo che ho finito. Però. E fermi tutti, metti giù questo pezzo e prima che me ne dimentico di nuovo, bevi. Ok, queste sono le ultime 24 ore con i parassiti intestinali, tecnicamente. Quindi mangia la carne di orso, immagino. Approfittiamone adesso, avrei dovuto approfittarne prima, però cosa ci vuoi fare? Si sta alzando il vento. Questo vento, se siamo un po' sfortunati, potrebbe spegnermi il fuoco. No, probabilmente no. No, non sembra, perfetto. Sì, cuciniamo di certo dell'altra acqua, così anche lì facciamo una bella scorta. Vediamo un po'. Facciamo un'altra nottata a fare solamente acqua. Potremmo. Oh, mi hai buttato giù il pezzo crudo. Mi sembrava che fosse di colore diverso. Ultimi 2 pezzi, mi sa, di carne. E poi ci mettiamo a cucinare della fantastica acqua. No, altri 2. Erano uno esattamente sopra l'altro. Ok. Perfetto, direi. Tutta la carne è stata cucinata, tutti i vestiti sono stati costruiti, sono stati cuciti. E adesso
Tutta l'acqua sarà bollita. Abbiamo fatto fuori un bel po' della legna che avevamo. Il che è perfetto perché ce l'avevamo esattamente per questo motivo. Allora, facciamo così. Vai. Mettiamola qua, un pochino separata dall'altra, così mangiamo prima quella lì che è a sinistra, che sappiamo che l'abbiamo cucinata prima e quindi va male prima. Anche se tecnicamente non dovrebbe essere un problema, anche se arriva a 0%, una volta che abbiamo l'abilità del cucinare al 5, credo che non ci ammaliamo più neanche a mangiare della carne cucinata con condizione 0%. Basta che sia cucinata. Se non mi ricordo male. Ok, questa invece possiamo metterla qua. Perfetto. C'è un altro piccolissimo pezzettino di carne di orso, vai. E fai l'acqua. Abbiamo non tanta vita, non è che posso stare qua. Abbiamo perso più della metà della vita. Ah, fa lo stesso, non è un problema. Dovrebbe bastarci per cucinare un bel po' di acqua e poi andare a dormire, dormire le nostre belle 10 ore e recuperare quasi tutta la vita. Ok, fatemi un attimo mettere comodo, perché... Ah, ecco qua, perfetto. Ok, dai. E... Sì, non è che posso fare altro, perché sennò l'avrei già fatto, come stavo guardando prima. Sì, ok, va bene. Vai. Ah, io ho fatto... Sono un cretino. Pensavo che fosse pronta l'acqua... L'acqua da bere. Invece no, deve ancora bollire. Ok, facciamo attenzione a non appesantirci troppo, perché sennò non la porti dentro. C'hai sete. Avrei dovuto farti bere prima, sorry. Astrid, non lamentarti, praticamente sei guarita. Cioè, te ne rendi conto? Questa è l'ultima nottata che passiamo da malati. Riusciamo a concludere l'episodio senza malattie, probabilmente. Passa sia i parassiti intestinali che la cabin fever, quasi in contemporanea. Non male, non male. Un ottimo modo per concludere l'episodio, direi. Finalmente siamo tornati al 100% della nostra abilità. Allora, direi che intanto che ci siamo andiamo a mettere dentro l'acqua che abbiamo cucinato, perché sennò non riusciamo più a camminare dopo. Prendi. Vai. Ok. Fantastico. Sono molto soddisfatto di questo episodio, devo dire. Abbiamo avuto una grossa botta di fortuna, che il sole è uscito esattamente nella giornata in cui ci siamo ammalati di cabin fever. Soprattutto perché ci abbiamo messo un secolo ad ammalarci. Cioè, avremmo dovuto ammalarci molto prima, secondo... Da quello che mi aspettavo, diciamo. Ok, 3 ore. Vuol dire che possiamo cucinare ancora. Adesso questa te la faccio bere. Tecnicamente, se ci pensi, il bere dell'acqua calda dovrebbe riscaldarti. Siccome bere del tè caldo ti riscalda, bere dell'acqua calda appena fatta bollire, cioè è tipo a 100 gradi, dovrebbe. Eppure non è così. Cioè bere subito l'acqua che qua hai appena cucinato, però il gioco non la pensa nel modo in cui la penso io. Mi sa che faremo fuori tutta la legna che c'ho, lo sai? La facciamo fuori tutta, cuciniamo tutta l'acqua che possiamo... E poi ci siamo. Forse no, perché incomincio ad avere veramente poca vita. Forse è...
E ha tirato una bufera che mi ha spento il fuoco. Quindi direi che, gente, abbiamo concluso. Lascia qui l'acqua che non ha bollito. Gente, statemi bene. Noi concludiamo qua l'episodio appena entro. E cosa dire? È stato un piacere. Siamo a un passo dal guarire dai parassiti intestinali. Lo sai cosa? Non resisto. Voglio concludere l'episodio senza parassiti. Andiamo a dormire. Praticamente abbiamo l'energia a zero. Sta calando ancora. Non chiedetemi com'è possibile. Vai a dormire. Dormi 4 ore. Forse era il caso che ti facevo bere, ma lasciamo perdere. E gente, ci siamo. Un momento di silenzio. Ta-da! Sono, guarda, quasi, quasi vorrei chiudere qua, spegnere. E vacca miseria, sparisce tutto il rosso in un attimo. Cioè, immediatamente. Pensavo che salisse piano piano, non che sparisse immediatamente. Fantastico, fantastico. Volevo concludere, ero tentato di non uscire e di spegnere subito il gioco, così che potevo guarire di nuovo all'inizio del prossimo episodio, però fa lo stesso, non è... sarebbe stata solamente una cosa stupida. Gente, statemi bene e probabilmente all'inizio del prossimo episodio dobbiamo andare a dormire perché siamo sfiniti e dobbiamo recuperare un po' di vita, quindi dormiremo 10 ore, 8 forse, così è sera e... andremo a caccia, se il clima lo permette. Direi che è un'ottima idea, un ottimo piano, sono un genio. Mi devo ricordare anche di mettere giù l'acqua perché ho 12 litri con me. Come sempre statemi bene, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!